c'è qualcosa di vero, però è anche vero che il blocco del piano regolatore per più di 30 anni, l'approvazione del piano regolatore è prerogativa principale del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nelle sue espressioni riguarda tutta la cittadinanza, quindi è vero che ha detto che se c'è stato qualcosa c'è stato un accordo trasversale tra opposizione e maggioranza. Quindi la nostra posizione è quella veramente di aprire questo palazzo, di aprire quest'aula consiliare, di portare eventualmente consiglieri veramente che non hanno incompatibilità nel trattare argomenti così importanti come il piano regolatore, e come diceva Marisa, di far partecipare il più possibile questo popolo operoso che finalmente, io dico per la prima volta, avrà la possibilità veramente di intervenire in argomenti importantissimi. Grazie. Grazie. Tocca a Sansone. Negli ultimi 15 anni i poteri forti a Modica, uno come fa a dire se ci sono poteri forti? Il comune di Modica sicuramente non ci sono mai state assunzioni clientelari, infatti i concorsi risalgono quando? All'82 l'ultimo. Per non parlare del piano regolatore, la mancata approvazione del piano regolatore che cosa ha creato? Varianti al piano regolatore, abbiamo un tessuto urbanistico schifoso, mancano i servizi nelle zone sviluppate da pochissimo, il polo commerciale non ha viabilità. Non abbiamo poteri forti, c'è stato il clientelismo, solo questo è il potere forte, quello che ha distrutto. Giorno 30 dicembre sentivo i politici uscenti promettere a quelli della servizio per Modica un posto a tempo indeterminato, il 31 di dicembre di quest'anno va chiusa per legge. Ok. Abate. Su questo c'è, credo abbiamo le idee chiare di quello che è successo a Modica. Sicuramente in tutti questi anni c'è stato un connubio fra potere economico e potere politico che ha relegato questa società, la società di Modica, le imprese di Modica, quella che è la vita a Modica, in una cosa di una inconcretezza. Siamo trovati proprio con una cappa dentro, e io credo che il conflitto di interesse all'interno di un'amministrazione pubblica è il vincolo reale della libertà di agire. Non ci può essere conflitto di interessi se tu hai un ruolo pubblico. Noi ci siamo sforzati in questa direzione e siamo convinti che non poté esserci un'amministrazione sana e aprire le porte dell'ente se all'interno dei tuoi consiglieri, della tua amministrazione, ci sia qualcuno che ha un interesse reale. L'interesse pubblico prevale su tutto, e io dico che Modica è stato l'esempio di un continuo interesse economico, politico, che ha governato questa città per 30 anni, e ne ha avuto dimostrazione ultimamente quando si è cercato di bloccare tutto, anche al fatto che questa è una vera democrazia dove ci sono 8 candidati.